Il noto allenatore Steve Claus ha detto che la Sardegna è terra di pugili. Burruni risponde a verità a questa affermazione. Beh, ci sono dei colleghi abbastanza bravi che un domani possano senz'altro paragonarsi e affrontare gli avversari in campo internazionale. Questa sera Tore Burruni in pantaloncini bianchi combatte a Roma contro il messicano Gomez. Quasi un allenamento. Tuttavia sfoggia ugualmente quella che è la principale caratteristica dei pugili sardi, l'aggressività. I ragazzi che vanno in palestra la prima volta non sembrerebbero capaci di tanto, sono miti e dimessi. L'allenatore è Lello Scano, secco, severo con gli aspiranti campioni. Tu che vorresti fare il pugilato? Pugilato, sì. Che cosa fai? Lavoro. A casa lo sanno che tu sì, fai il pugilato? Sì, lo sa. Ascolta, in primo luogo il pugilato è uno sport di disciplina. Prima che devi lavorare, e poi è lo sport. Inoltre i capelli cortissimi. Dopo questa presentazione cosa fa con questi ragazzi? Con ragazzi che appena che vengono il primo a imparare i ragazzi è la ginnastica in primo luogo e poi a secondo le caratteristiche dei ragazzi si dà un'impostazione. E cioè Alessandro, questo ragazzo non gli si può dare un'impostazione per esempio di scherma o di difesa, ma bisogna dargli un'impostazione di attacco. Poi se trovo un ragazzino per esempio Longinini, allora bisogna dare un'impostazione ben diversa di quella che può essere sua. Per sinistra, sulla punta dei piedi, girare, dare due o tre colpettini e andarsi. Miti ma puntigliosi e seri. A Lello Scano i loro allenatori hanno fatto una promessa, la mantengono. Lavorano sodo tutto il giorno per guadagnarsi da vivere e nelle ore di riposo lavorano ancora più sodo in palestra per guadagnarsi un posto sul ring. Bettine, perché avete scelto questo sport? Perché mi piace. A me piace lo stesso. Sin da bambino ho sempre desiderato di far pugilato. Sono tutti dilettanti questi ragazzi. Paolo Bacca è stato due volte campione d'Italia. Nel 61 ha vinto il titolo europeo. Che cosa fa attualmente? Sto facendo il militare nei Vigili del Fuoco. Come mai hai scelto questo sport? Beh, come l'eredità. L'ho fatto anche mio padre e lo faccio anch'io. Imparano molte cose qui e si trasformano. La mitezza scompare, viene a galla la loro natura vera. Come si chiama? Broda Vittori. E che mestiere fa? Meccanico, all'ufficio del comune. Come mai hai scelto questo sport? Quello che mi piace di più. Crescono alla scuola del coraggio. C'è solo una persona che ha paura, la mamma. Io cosa vuole? Io sono la mamma, ho paura quando lui va a tirare. Sono sempre emozionata. Ho cercato sempre di sconsigliarlo. Perché? Perché sa, si sento tante di quelle disgrazie, non ho avuto sempre paura. Sì, sono contenta che mi sia fidanzato per il pugile. Perché? Perché lo fa più uomo, più sportivo. Mario Mossa, un giornalista sportivo di Cagliari, ci ha esposto la situazione e ha concluso dicendo: speriamo che si possa fare di più in futuro, quando ci saranno le attrezzature e quando sarà possibile organizzare un maggior numero di riunioni, come ora si sta facendo, a tutto vantaggio di uno sport che a mio parere è il più popolare e il più sentito di tutta la Sardegna, il più consono addirittura alla costituzione dei sardi, sia pure nei pesi più piccoli. Seconda ripresa. Burruni continua a martellare il suo avversario. Tore è instancabile. Uno dei caposaldi del successo dei pugili sardi è la passione con cui il pubblico li sostiene. Provate a parlare con la gente più diversa, e saprete qual è lo sport preferito. Pugilato, la boxe. La seconda migliore del pugilato, specie per noi sardi. Un po' tutti gli sport, soprattutto il pugilato. Il pugilato. Anche il mio. E il suo qual è? Il calcio. Perché? Perché il mio ragazzo gioca a pallone. Il pugilato. E ci va mai agli incontri? Sì, spesso. E mi eccito anche. Anzi, ad un incontro di Rollo sono anche svenuta. Lei quanti incontri di pugilato ha visto? Quanto ne hanno fatto a Cagliari? Tutte. Qual è il suo pugile preferito? Ma anche. Certo, signor, lei viene spesso alle riunioni di pugilato? Spesso, sì. E qual è il suo pugile preferito? Massimo. Stasera si esibiscono solo dilettanti. A volte questi incontri richiamano 20-30 mila persone. Di che genere di spettatori si tratta lo chiediamo all'organizzatore Girau. È il più appassionato, il pubblico dei veri intenditori della boxe. Da dove provengono questi ragazzi, questi dilettanti? Un po' dall'interno e parecchi anche da Cagliari. C'è molta differenza fra i pugili sardi e i continentali? Risponde un arbitro. Sì, una differenza enorme, sostanziale. Mentre il pugile continentale è portato a essere più tecnico, il pugile sardo istintivamente è un pugile, è un combattente e difficilmente abbandona. E piuttosto preferisce crollare che abbandonare.
Terzo round. Burruni continua ad attaccare, la sua boxe è basata sul combattimento. Come quasi tutti i pugili sardi cerca la media distanza e combatte alla maniera americana, quella che in fondo il pubblico preferisce. Ma che cosa fa quando non demolisce avversari? Ha un bar ad Alghero e lavora al banco. Lavora come tutti i suoi colleghi e i suoi ex colleghi. Zudas, un vecchio campione, fa il bidello. Come mai Zudas? La mia vita l'ho dedicata a tutto lo sport, sono stato un po' sfortunato e quindi adesso mi dedico al lavoro. Giovanni Masella fa il giornalaio. Masella, lei quanti titoli ha conquistato? Di titolo italiano l'ho fatto sempre un match pari, non sono stato mai fortunato di poter vincere il titolo. La volta che ho tentato di tirare il titolo europeo è successo questa affare della guerra, non ho potuto più fare l'incontro. A che età ha smesso di combattere? Ho smesso nel 45. E perché ha smesso? Ho smesso, ormai ero già tramontato, che ero già anziano, avevo 35 anni, quindi no, in quel momento non c'erano più da fare incontri. C'è qualcuno, Pietro Rollo, che ha 36 anni e tenterà ancora di conquistare il titolo europeo. Come si allena, Rollo? Il mio allenamento è un allenamento particolare, in quanto io faccio atletica leggera, salto mortale, e d'estate ed inverno soprattutto, mi faccio anche 100 metri di nuoto. Quanti combattimenti ho disputato? Circa 86 combattimenti. Sono stato campione d'Italia dei dilettanti nel 1947, poi nel 55 sono stato campione d'Italia dei gallo, dei professionisti, e nel 58 campione di Europa dei pesi gallo. Poi l'ho riconquistato per altre ben tre volte. L'ultima è stata a Bruxelles con Cosmes e ho vinto per KO. Ha subito mai dei KO lei? Mai in tutta la mia carriera, non solo dei KO, ma non ho mai accusato un colpo da farmi piegare un ginocchio. Le gambe gliele fa piegare invece una ragazza, non sul ring però, in una sala da ballo molto originale, lo studio di uno scultore. Forse anche il twist fa parte degli allenamenti di un buon pugile. Quarta ripresa. Burruni senza un attimo di sosta martella al viso e al corpo il suo avversario. Gomez Bartolla va a terra. E dopo che l'arbitro lo ha contato, rischia di andare un'altra volta a KO per conto suo. Auguriamoci che Tore termini così anche l'incontro per il titolo mondiale. Il pugilato sardo meriterebbe questo colpo.